festa della liberazione. Spezia e Lerici non rinunciano alle manifestazioni nonostante la pandemia. Covid, continuano a scendere gli ospedalizzati nello Spezzino, stabili le terapie intensive. Opposizione davanti al cantiere del Felettino, no alla costruzione con un partenariato pubblico-privato. International Marconi Day, i radioamatori spezzini lo celebrano con altre stazioni radio del mondo. KO per le Aquile a Genova, finisce 2-0. Italiano, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire fino alla fine. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Sono 29 i nuovi positivi al Covid-19 delle ultime 24 ore nello Spezzino. I ricoveri in ospedale scendono a 61, 5 in meno di ieri, di cui 12 in terapia intensiva. In ASL 5 non si registra alcuna vittima. Gli attualmente positivi nello Spezzino sono 729, mentre le sorveglianze attive sono 1052. Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 279 a fronte dei 4209 tamponi molecolari e 2578 antigenici effettuati. In tutta la regione si registrano 10 nuove vittime. E continua la campagna vaccinale in ASL 5. Ad oggi sono state somministrate 62.005 dosi, mentre in tutta la Liguria sono state somministrate 541.155 dosi. Al momento la Regione ha ricevuto dalla struttura nazionale 589.290 dosi, somministrandone il 92%. Infine, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in ASL 5 sono 18.462. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato questo pomeriggio l'ordinanza che consente la ristorazione all'aperto nei centri culturali e ricreativi nelle zone gialle. Tale ordinanza entrerà in vigore da lunedì 26 aprile fino al 31 luglio. Dal 1 giugno, inoltre, sarà consentita anche la ristorazione al chiuso dalle ore 5 alle ore 18 nel rispetto dei protocolli. Sulla base dell'ultimo decreto legge, in caso di zone arancioni, valgono le disposizioni già in vigore che consentono ai centri sociali, culturali e ricreativi che effettuano la ristorazione solo l'attività di consegna a domicilio fino alle 18 con divieto di consumare sul posto. Il centro di Gaggiola rimarrà chiuso anche la prossima settimana a causa dei necessari interventi straordinari di manutenzione. Le famiglie e gli interessati sono stati informati della sospensione delle attività in presenza. La Spezia celebra il 76esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con la deposizione delle corone d'alloro davanti ai monumenti dedicati ai caduti. Anche quest'anno non ci sarà il tradizionale corteo a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Ma vediamo il servizio di Carolina Cardetti con le immagini di Sergio Diofili. La celebrazione del 76esimo anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo. Ci troviamo proprio qui davanti al monumento al partigiano Fischia al Vento. È stata una cerimonia diversa rispetto agli altri anni, perché infatti il Covid anche quest'anno non ha permesso di celebrarla in maniera consueta, ma c'è stata fatta una celebrazione molto ristretta. Sindaco, quanto è importante questa festa, soprattutto perché la Spezia è medaglia d'oro alla Resistenza? Beh, importante per tutte le nuove generazioni, per ricordare come sono nati i valori democratici della democrazia e che ogni giorno vanno difesi perché nulla è scontato e quindi nulla è dato per sempre. E dall'altro lato però è molto importante per ricordare le gesta eroiche di tantissime generazioni che si sono sacrificate
proprio per la democrazia, per noi, per le nuove generazioni. Quali sono e quali potrebbero essere gli strumenti che l'ANPI potrebbe usare per avvicinare i giovani? Allora, intanto il problema purtroppo dei giovani è che spesso non hanno la conoscenza storica, quindi io mi auguro e mi auspico che la scuola riservi un pochino più di storia, che insegni un pochino più di storia, perché la resistenza è una parte fondamentale. Se noi oggi siamo qua e io posso parlare liberamente con voi è perché ci sono stati uomini e donne che hanno messo a disposizione la loro vita, spessissimo perdendola, proprio perché per liberarci dal gioco nazifascista. Quindi secondo me nelle scuole intanto bisognerebbe studiarla di più e approfondirla di più. E quindi anche un valore cristiano, possiamo parlare di queste persone? Decisamente, molti di loro erano credenti e anche coloro che non erano credenti però di fatto condividevano, ecco, tutti quei valori umani che appartengono appunto al Vangelo, e questi valori cristiani certamente segnano in modo profondo anche la nostra esistenza e oggi più che mai devono essere appunto valorizzati, perché realmente dal Vangelo nasce una proposta di rispetto e di vita nuova. Ci ricorda il 25 aprile, festa della liberazione. Questa mattina in comune si è svolta una conferenza dedicata alla Costituzione dal titolo Costituzione, diritti di libertà, salute, famiglia, lavoro, evoluzione e prospettive. Sentiamo i dettagli nel servizio di Aurora Razza con le immagini di Davide Morina. Una giornata di manifestazioni in occasione del 25 aprile, giornata della liberazione nazionale dal regime fascista e nazista. Quale miglior modo di omaggiare gli ideali della liberazione con una spiegazione sulla Costituzione, che poi è il punto di arrivo di quegli ideali? In questa giornata noi abbiamo voluto condividere con tutti i nostri relatori e con tutti i nostri ascoltatori al tema della Costituzione. Nel periodo della pandemia sicuramente l'individualismo è emerso ancora di più. In una società sempre più individualista e che mira soprattutto alla competizione, credo che sia importante sentire questa coesione sociale, quindi unirsi per esprimere i diritti e i doveri dell'uomo nei confronti naturalmente del bene pubblico, che è quello della salute. Il tema del lavoro, della salute, che sono all'interno della Costituzione, sono dei principi fondamentali. Quanto sono attuali ora in un'emergenza Covid? Oggi forse ancora più che in passato, perché l'emergenza Covid ci ha purtroppo sulla nostra pelle insegnato tante cose. Anzitutto che dei sacrifici alla propria libertà di movimento, di intrattenere le relazioni con le quali eravamo sempre abituati a vivere, purtroppo possono conoscere delle limitazioni che sono indispensabili per tutelare la salute di tutti. E quindi richiamo alla Costituzione mai come ora attuale. Quindi è stato importante parlarne, discuterne, perché altrimenti si rischia di non comprendere esattamente quello che è avvenuto e il senso dei sacrifici che tutti quanti abbiamo dovuto fare. Importante il tema del ricordare, del rievocare quegli eventi che poi portarono però alla Costituzione, ed è importante che vengano trasmessi anche all'interno delle nuove generazioni, appunto per non dimenticare. Di che associazione stiamo parlando? L'associazione di cui stiamo parlando è Stella Tricolore, un'associazione che si impegna a fare volontariato, ossia recuperare anche reperti storici origine dell'epoca della memoria partigiana. Non si occupa soltanto di piccole divisioni, ma di tutto il panorama che riguarda la rievocazione, come per esempio uniformi americani, inglesi, o appunto la principale, ossia il partigiano, gente che è venuta dopo il 43 e si è deciso di imbracciare le armi per un credo, ossia l'ideale della libertà. Le uniformi sono importanti, sono simboli, appunto, qual è quella che stai indossando oggi? Io sto indossando un uniforme di un americano della Quinta Armata che ha sfondato la linea gotica.
E lunedì sera, al termine del TLS Giornale, andrà in onda un approfondimento sulla manifestazione. Rimaniamo a Lerici perché al termine della conferenza è stata inaugurata la collettiva d'arte Visioni di Libertà. A chiudere invece le celebrazioni lericine per il 25 aprile sono state le ballerine dell'associazione Prodanza. Vediamo il servizio di Aurora Razza e Davide Morina. Ricordare il 25 aprile attraverso l'arte, è questo il tema che ha accompagnato le manifestazioni in occasione della Festa della Liberazione a Lerici, un evento più raccolto quest'anno e chiuso al pubblico causa Covid, ma che mantiene vivo il messaggio di libertà. Era importante ribadire il concetto di libertà che il 25 aprile esprime appieno, organizzando attraverso l'assessore Alessandro Di Sibio e un mio minimo contributo, un evento che ricordi comunque la Costituzione e i suoi principi che sono fondamentali per garantire libertà e uguaglianza sempre e comunque, a prescindere da questo purtroppo periodo infelice. Nell'atrio del Comune è stata inaugurata la mostra d'arte Visioni di Libertà. Hanno esposto le proprie opere Ilaria Zarini, Carlo Bacci, Sabrina Cardini, Raffaele Cavaliere, Lotario Farina, Catello Mariani e Mario Tamberi, ognuno di loro esprimendo la loro personale interpretazione del concetto di libertà. Una parola che ricorre spesso è libertà. È questo il nucleo dei suoi quadri? È libertà di espressione. E come vedete i miei quadri sono proprio... Se voi prendete il treno alla Spezia e andate verso Genova, è tutta una galleria, però tra una galleria e l'altra c'è uno spazio. E uno dice, oh, non ha ancora detto che c'è un'altra galleria. Ecco, e io ho fatto quello che vi rimane negli occhi in quel piccolo intervallo. Questo quadro ha una particolarità, ovvero se si va più da vicino si può riconoscere l'immagine di un grillo e il titolo recita il grillo che vuole diventare un pesce. Qual è il suo significato? Allora, intanto questa è una favola di un grillo appunto che aveva come sogno quello di diventare un pesce. Lo vuole così tanto da farsi inghiottire da un pesce. In questo quadro si vede in trasparenza nella pancia, nel ventre di questo pesce, si vede la sagoma del grillo che è cucita con questa parola libertà che per alcuni istanti ha realizzato il sogno di questo grillo, pur sapendo che avrebbe dovuto poi perdere la vita, però sono bastati questi istanti per dargli il senso della libertà, per dire che la libertà è una cosa che... Sì, ma soprattutto va ricercata continuamente, continuamente. Infine hanno chiuso la celebrazione 5 ballerine dell'Associazione Prodanza, dirette dall'insegnante Valeria Antonini sulle note dell'elemento umano di Jovanotti nel piazzale antistante il Comune. Fermato con addosso una modesta quantità di stupefacente, è successo ieri pomeriggio quando il giovane è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale in via della Cittadella alla Spezia durante i consueti controlli. Il 19enne è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Il nuovo ospedale Felettino, realizzato con un partenariato pubblico-privato, è questa l'idea di Regione Liguria per far ripartire la costruzione dell'ospedale, ma i partiti di opposizione non ci stanno. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Carolina Cardetti con le immagini di Daniele Rabuazzo. Si è svolto questa mattina una conferenza stampa proprio davanti al cantiere dell'ospedale Felettino. Qui i partiti di opposizione chiedono maggiore chiarezza alla regione sul futuro dell'ospedale Felettino. Sono passati 5 anni per niente, eravamo tutti speranzosi di vedere già realizzato l'ospedale nuovo un anno fa. Ci risiamo, siamo da capo e siamo preoccupati del fatto che la regione, senza discutere più di tanto con il nostro territorio, abbia deciso di fare un'operazione in cui il finanziamento del nuovo Felettino sarà per il 33% a carico dei privati. Al cittadino potrebbe non interessare, ma in realtà deve sapere che l'ASL sarà legata mani e piedi per 25 anni, cioè un quarto di secolo, a ripagare questo prestito che tanto varrebbe che venisse fatto con il sistema bancario. Una mia interrogazione su come finanziare la realizzazione dell'ospedale, il presidente Totti ha risposto
risposto con chiarezza che la Regione Liguria si vuole disinteressare, vuole uscire dal finanziamento dell'ospedale, vuole utilizzare le risorse che provengono dalla legge finanziaria per l'edilizia sanitaria per sostituire le risorse che deve mettere la Regione, lasciare inalterati gli 86 milioni del privato. Questa cosa per me è inaccettabile. Non avere chiarezza sul futuro del nuovo ospedale del Felettino in un anno come questo in cui ci ha colto la pandemia è un dramma per gli spezzini. Ci sono non solo carenze strutturali, carenze chiaramente di organico, ci sono carenze di servizi dovute alle due precedenti. Ne ho citato uno poco fa tra tutti, il rallentamento terribile dello screening delle mammografie è un esempio per far capire quanto tocchi da vicino questa grave mancanza non solo della costruzione del nuovo Felettino ma di una progettualità che ci dica da qua all'ultimazione dei lavori, se mai avverrà, che cosa ne vogliono fare della nostra sanità. Che cosa chiedete che venga fatto per l'ospedale, per il futuro ospedale del Felettino? Beh, in prima cosa sono i reparti. Noi chiediamo che ci sia mantenuta l'attuale prestazione sanitaria, le attuali prestazioni e siano arricchite. Oltretutto noi abbiamo un grosso problema sul personale. Noi purtroppo abbiamo una carenza di organico che non esiste nel resto della regione. Rispetto alle altre ASL siamo molto più carenti di organico. Vediamo concorsi che fanno i concorsi per specialisti a cui non partecipano specialisti. Il nostro non è neanche un ASL che attira gli specialisti, che attira persone brave a lavorare, perché sicuramente non c'è neanche un futuro. Aiutare il settore del turismo con i guadagni accumulati con la tassa di soggiorno negli anni precedenti. È questa la proposta dei rappresentanti dei lavoratori della categoria turistica in difficoltà a causa del Covid. Ce ne parla Riccardo Sottanis nella consueta nota della settimana. Negli ultimi anni la tassa di soggiorno ha rappresentato in tutti i comuni, ma specialmente alla Spezia, una risorsa notevole. L'importo dell'imposta da applicare per persona per pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale era stato fissato nel marzo del 2018 a 2,50 euro per un massimo di 5 giorni consecutivi. Nelle casse comunali per 2 anni sono finite somme milionarie, tanto che già in quel periodo gli operatori turistici avevano chiesto che una buona parte di quegli introiti fossero destinati, così come prevede del resto la legge, al potenziamento dei servizi del settore turistico. Poi è arrivata la pandemia e la tassa di soggiorno lo scorso anno ha subito un tracollo. Quest'anno le previsioni non sono delle migliori, anche se si spera di recuperare nei mesi estivi. Ma proprio in questo momento, secondo molti operatori, è necessario investire parte di quelle vecchie risorse per aiutare un settore che ha subito perdite notevolissime nell'ultimo anno. Ma negli ultimi incontri con il neo assessore al turismo sarebbero emerse difficoltà impreviste. Ciononostante, l'assessore Fria ha promesso un intervento straordinario di 13 milioni di euro proprio per far fronte alla nuova situazione. Nei prossimi giorni si riunirà il tavolo del turismo e in questa sede amministrazioni e operatori si confronteranno e valuteranno come intervenire per imprimere al settore turistico, così penalizzato dalla pandemia, nuovo slancio. Ma intanto i commercianti sono alle prese con i problemi della ripartenza. Molti ristoratori in queste ore stanno cercando di risolvere il problema degli spazi all'aperto che non hanno. Solo poco più del 50% dei locali è dotato infatti di spazi esterni. Gli altri stanno cercando di ottenerli per poter riaprire in sicurezza. Il Comune ha disposto un percorso snello per ottenere l'autorizzazione a mettere tavolini e sedie nelle strade e nei marciapiedi, senza intralciare il traffico e il passaggio dei pedoni. Più complicato invece è l'iter per occupare zone adibite a parcheggi. In questo caso è necessaria un'autorizzazione, ma pensiamo che, visto il momento di gravi difficoltà, gli uffici preposti faranno il possibile per accelerare le autorizzazioni. In ballo, va ricordato, c'è la sopravvivenza di molte attività. Si stanno svolgendo in questi giorni dei sopralluoghi del comune di Lerici nella baia della Marinella di San Terenzo. L'obiettivo è la progettazione di nuovi interventi nell'area, come la realizzazione di un muretto tra la passeggiata e la scogliera
in continuità con quello già esistente, e di una ringhiera di protezione nel tratto retrostante l'arenile. Lungo tutta la passeggiata saranno inoltre stesi cavi per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione che andrà a sostituire il precedente ormai deteriorato. Parallelamente prosegue anche la progettazione definitiva del terzo lotto, che coinvolgerà l'ultimo tratto di passeggiata con pulizia del versante roccioso e la posizione di reti metalliche di contenimento. Una giornata di pulizia che ha coinvolto tante associazioni di volontariato del territorio. L'iniziativa, partita alle 9 di questa mattina, ha portato alla raccolta di rifiuti di grandi e piccole dimensioni. Tra le associazioni presenti, il CAI, Soccorso Alpino, Blue Life, Proloco Pitelli, Protezione Civile, Insieme per Biassa e WWF. Il servizio è di Ginevra Masciullo con le riprese di Davide Morina. Una giornata dedicata all'ambiente. Com'è stata l'organizzazione e qual è il significato di questa giornata? L'organizzazione è nata all'inizio per caso, passando per il sentiero con la mia compagna ci siamo accorti di questa enorme mole di rifiuti e da lì abbiamo deciso di voler fare qualcosa. Ho cominciato a coinvolgere qualche amico, da qualche amico a qualche associazione, alla fine ci siamo ritrovati in più di 50 persone a fare questa giornata per l'ambiente. Dare una mano è possibile, si può, e siamo i primi a volerlo fare. Questa è la prima di una, spero, di una lunga serie di iniziative che faremo sul territorio, coinvolgendo ovviamente tutte le associazioni in un coordinamento che è appena nato, ma che sicuramente ha già dato i suoi risultati. Dopo l'importante lavoro di assistenza svolto in questi mesi di pandemia, oggi siete qui per aiutare la natura. Siamo qui come gruppo di ragazzi volontari di Croce Rossa, insieme anche all'Associazione Blue Life e a tutti gli altri enti, diciamo, di volontariato e non, perché pensiamo che, insomma, il tema ambientale sia assolutamente centrale e siamo molto sensibili a questa tematica. Cerchiamo ormai da più di un anno di introdurre questo tipo di attività anche nella nostra, diciamo, nella nostra programmazione standard, e quindi siamo sempre ben felici di partecipare a iniziative del genere. Voi vi occupate quasi quotidianamente della rete sentieristica, oggi però siete stati coinvolti in questa iniziativa che, diciamo, è leggermente più grande rispetto al solito. Insomma, sì, noi ci occupiamo della rete sentieristica, abbiamo nella nostra missione come club alpino anche quella di monitorare ma anche di salvaguardare i sentieri, quindi è naturale per noi essere qui approfittando di questa occasione per riaprire un sentiero che da troppi anni è pieno di spazzatura. Ed è bello per noi essere con tante altre associazioni ed essere stati coinvolti. Abbiamo parlato di questo progetto per la prima volta a febbraio con l'assessore Piaggi, prospettando proprio il fatto di poter creare una sorta di lega permanente di associazioni che si occupano di ambiente per poter continuare a monitorare e sistemare la rete sentieristica e poterla rendere ancora più accessibile. Per un escursionista che vive i sentieri, l'importanza di trovarli puliti è evidente. Questo è un po' il significato di questa giornata anche. Certo, è bellissimo condividere questa giornata con un sacco di persone, tantissimi giovani. E è evidente che noi passiamo sui sentieri, siamo di passaggio, sono di tutti, ed è bellissimo trovarli puliti e dobbiamo imparare a lasciarli puliti. Ora, vedere tante persone che partecipano come volontari a questa giornata significa che c'è la consapevolezza di questo ruolo, di prendersi cura dei nostri sentieri e lasciare come unica traccia del nostro passaggio la pulizia, l'ordine e il rispetto per l'ambiente che ci circonda. È bellissimo, una giornata molto importante. Quattro nuovi manutentori per la cura dei sentieri si aggiungeranno alla squadra già attiva sul Parco delle Cinque Terre. La decisione dell'ente parco arriva con la necessità di valorizzare oltre 120 km di sentieri REL con interventi sempre più capillari e rispettosi delle tecniche tradizionali. Il sentiero rappresenta un elemento essenziale per il territorio. Preservare questa testimonianza
della cultura secolare legata alla viticoltura, l'interazione tra uomo e ambiente è tra le priorità del parco. Così ha dichiarato il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi. E vediamo ora come ogni sabato quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Chiamati a realizzare una vera gioia. Si celebra domani la giornata per le vocazioni, quest'anno nel segno di San Giuseppe. E restando in tema, in diocesi il primo eccomi per il giovane Samuele. Lunedì 3 maggio ricorre l'anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Cristo Re alla Spezia. E nell'occasione, il 3 maggio alle 18, il Vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà la messa solenne, nel corso della quale si terrà anche la cerimonia di ammissione di un giovane seminarista, appunto Samuele Bragazzi, tra i candidati al sacerdozio. A centropagina, quanto l'oratorio parrocchiale diventa prezioso per vaccinare. Sono state oltre 600 le persone vaccinate a Luni nei locali messi a disposizione dalla parrocchia. A fianco per una reale parità scolastica, la petizione delle scuole materne cattoliche, che accolgono circa 1600 alunni e danno lavoro a più di 150 persone nello spezzino. Si tratta di una petizione per una reale gratuità e parità scolastica per la fascia di età fino a 6 anni. E restando in tema scuola, l'articolo di spalla è dedicato al Covid, alle emozioni e ai cambiamenti suscitati appunto nell'ambito scolastico, insegnanti a confronto in un incontro online. A fondo pagina, la Chiesa della Neve ha 120 anni. Martedì prossimo ricorre infatti questo anniversario, l'anniversario della dedicazione della chiesa di Nostra Signora della Neve in Viale Garibaldi alla Spezia, consacrata il 27 aprile del 1901. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. L'International Marconi Day giunge alla 33esima edizione. Dal Museo Tecnico Navale l'Associazione Radioamatori Spezzini ha celebrato la giornata connettendosi con altre stazioni radio dislocate in tutto il mondo. Il servizio è di Ginevra Masciullo con le immagini di Daniele Rabuazzo. Siamo davanti al Museo Tecnico Navale della Spezia, in questo momento chiuso ai visitatori a causa dell'emergenza da Covid-19, che però riaprirà lunedì prossimo con alcuni cambiamenti e con qualche novità. Oggi è l'International Marconi Day e quindi in questa data siamo venuti qui per sapere come si celebrerà all'interno del museo. Anche quest'anno, come ogni anno, cerchiamo di celebrare questa giornata molto importante, cercando di mettere in risalto lo stretto connubio fra Marconi, il Museo Navale della Spezia, la Marina Militare e la Città della Spezia. Come ogni anno, anche quest'anno, anche se il museo è chiuso al pubblico per via del Covid, abbiamo voluto ospitare la locale sezione dell'Associazione Radioamatori Italiani, che ha installato una postazione con la quale effettuerà dei collegamenti. Una stazione fra le poche italiane partecipanti effettuerà questi collegamenti con altre stazioni disseminate su tutto il globo terrestre per fare dei collegamenti, dei radio check, come si dicono in gergo, per ricordare appunto la figura di Marconi. Si parla di ripartenza e anche di apertura tra le regioni. Siete quindi pronti ad accogliere i turisti? Come sarà la riapertura e come vi siete riorganizzati? Sì, lunedì, passando la Liguria in zona gialla, riapriremo al pubblico il Museo Tecnico Navale. Ci saranno questa volta delle importanti novità. La prima è che il biglietto è stato leggermente modificato ed è stato portato a 5 euro. La Sala delle Polene lunedì riaprirà al pubblico in maniera contingentata grazie ai lavori
di adeguamento alla normativa anti-Covid del sistema di condizionamento. Oggigiorno si è sempre più connessi, in pochi secondi si può mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Com'è però riscoprire una modalità di comunicazione un po' più inusuale? Dunque, intanto noi radioamatori non l'abbiamo mai abbandonata, come non abbiamo mai abbandonato il codice Morse, oggi patrimonio mondiale dell'umanità. In particolar modo oggi ci tenevamo a essere presenti perché è il compleanno di Guglielmo Marconi, è l'International Marconi Day. Ricordiamo che proprio alla Spezia Marconi ha dato tanto. Siamo qui con questa stazione commemorativa che attiviamo tutti gli anni in questa occasione, in quanto la sezione locale dell'Associazione Radioamatori di La Spezia è membro del coordinamento delle stazioni marconiane italiane. In Italia tanti sono i punti dove Guglielmo Marconi ha lasciato tracce importanti e altrettante sono le stazioni radioamatoriali attivate. Sicurezza sul lavoro. Sono aperte le iscrizioni per il corso di responsabile del servizio di prevenzione e protezione organizzato da Confcommercio La Spezia. Il corso è rivolto ai datori di lavoro e permetterà di apprendere le conoscenze di base. Le lezioni saranno suddivise in 5 moduli per un totale di 16 ore. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'email ghini@confcommerciolaspezia.it. E passiamo al calcio. Finisce con un KO delle Aquile il match contro il Genoa, Luigi Ferraris, partita che termina sul 2-0, una sconfitta pesante per la salvezza dello Spezia in Serie A. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire fino alla fine, così ha dichiarato mister italiano. Ma sentiamo il commento post partita di Enrico Lazzari. Resta tanta amarezza per l'interpretazione di questa gara andata male, ma il campionato e la salvezza è ancora molto molto aperta quando mancano 5 giornate alla fine. Purtroppo sia a Bologna che oggi, non lo so, ci sono state delle disattenzioni di attenzione da parte dei nostri giocatori che sono un po' strane, però probabilmente con l'Inter ti passa tutto perché... Cioè sei talmente concentrato, devi fare tutto al 300% perché sennò altrimenti sai che perdi sicuro. E forse questa concentrazione massima non la perdi nemmeno per un secondo e riesci a portare avanti una partita sbagliando pochissimo, anche se in realtà anche con l'Inter Ismaili aveva cercato di far far gol a Lukaku, però prima a Lukaku e poi a Lautaro. Però oggi è iniziata subito male perché Terzi ha sbagliato uno stop e purtroppo ha preso subito un giallo. Non che poi abbia influito tantissimo, se andiamo a vedere. Nel primo tempo le due squadre hanno cercato di affrontarsi abbastanza a viso aperto, anche se in realtà il Genoa non si sbilancia mai troppo. Si basa più che altro sulla bravura anche del suo attacco, perché dobbiamo dire che tecnicamente sia destro che Pandeve che hanno giocato all'inizio, poi supportati da Piazza che è sicuramente un giocatore di qualità, poi Strootman, insomma i giocatori per poter imbastire occasioni dal gol il Genoa ce li ha anche senza fare un gioco corale come quello che fa lo Spezia. Ed è un po' la scelta che è stata fatta dal Genoa, quella di aspettare un po' lo Spezia e ripartire provando a trovare soluzioni anche con dei lanci lunghi e sfruttando le seconde palle. E in realtà un paio di occasioni il Genoa poteva far gol, lo ha fatto ed è stato giustamente annullato. E lo Spezia invece doveva essere più cattivo, secondo me, in quelle 3 o 4 palle in area di rigore, soprattutto nel primo tempo, quando si poteva andare in vantaggio, e lì sarebbe cambiata un po' la partita. Vediamo i risultati di questa giornata di Serie A. Genoa-Spezia 2-0, Parma-Crotone 3-4, Sassuolo-Sampdoria si gioca stasera alle 20:45,
mentre domani alle 12.30 si gioca Benevento-Udinese, alle ore 15 Fiorentina-Juventus-Inter-Las Verona, alle ore 18 Cagliari-Roma, Atalanta-Bologna, sempre domani alle 20.45, mentre lunedì alle 18.30 Torino-Napoli e lunedì sempre alle 20.45 Lazio-Milan. Vediamo la classifica provvisoria, al comando vi è l'Inter con 76 punti, segue il Milan 66, a 65 Juventus-Atalanta, Napoli 63, Lazio 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Las Verona 41, Bologna 38, Udinese-Genoa 36, Fiorentina-Spezia 33, Torino-Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, chiude la classifica il Crotone con 15 punti. La cestistica spezzina, la Crédit Agricole, si appresta a tornare in campo. Domani alle ore 18 al Pala Morandi di Umbertide è in programma la sfida contro la Bottega del Tartufo. Una sfida dal sapore di playoff con le Umbre, reduci dall'importante successo sul Brixia Basket. Le bianconere invece sono ancora alla ricerca della miglior forma, frenate negli ultimi impegni da una condizione fisica non ottimale e dal calendario serrato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming con il link che verrà pubblicato sulla pagina Facebook della Crédit Agricole poco prima della palla a due. La Tarros Spezia invece domani sera al Pala Sprint alle ore 18 contro la Virtus Siena inaugura i playoff a cui è da tempo qualificata. Chiude intanto la prima fase della Serie C Gold Toscana battendo per 78-70 il Montale in provincia di Pistoia. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Dunque Alex, mia impressione tutta personale è che la vittoria è veramente maturata e nei numeri, nel distacco numerico si è visto verso la fine soltanto perché la Tarros ha deciso così, nel senso che per un po' ha giocato tra virgolette. Può essere che mi sbagli? Decisamente, sinceramente no. O meglio, non era una partita sicuramente che avrebbe deciso il nostro campionato, però nessuno è sceso in campo per passeggiare. Loro avevano voglia di riscattarsi dopo le ultime partite, sono stati colpiti dal Covid, sono un'ottima squadra e vanno sicuramente il loro girone, non rispecchia la loro qualità. Noi abbiamo sfruttato l'occasione per far assaggiare il campo ai nostri giovani. Sono molto contento di loro, si sono dimostrati pronti, si sono fatti trovare pronti, si sono fatti trovare carichi, sono stati decisi e sono molto contento. La squadra l'ha aiutati tanto ad inserirsi e sono contento della partita che è stata. Abbiamo vinto e ora testa la pool promozione. Dunque nota di encomio particolare per quei quattro giovani, baldi giovani lì, no? Particolarmente Di Porzano, Preci, Gaspani e Cozma. Assolutamente. Ora, visto che hai nominato la promozione, dai, spiega anche per i non addetti ai lavori cosa vi succederà adesso. Allora, praticamente ora siamo nel girone dove ci sono stati tre gironi, A, B e C, le migliori due, le prime e la seconda, sono passate a questo pool promozione. Siamo quindi sei squadre che giocheranno un girone andata e ritorno. Ci siamo portati dietro i punti degli scontri diretti, quindi noi purtroppo iniziamo con zero punti, mentre invece la nostra compagna di girone PL, avendo vinto con noi due volte, inizia con quattro punti, con un bel vantaggio. La prima sarà promossa direttamente in Serie B. Per questa edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo della Liguria. Vi ringrazio per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata su TLS. Un saluto a tutti da Vittorio Scrivo di Limet, le previsioni per domani, domenica 25 aprile, in Liguria. Domani è ancora tempo stabile e soleggiato, da lunedì nubi in aumento accompagnate dalle prime piogge. Temperature grosso modo in linea con le medie per il periodo.
Veniamo però al dettaglio per domani, domenica 25 aprile, in Liguria. Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata. Tra il tardo pomeriggio e la sera le prime nubi alte avanzeranno da ovest, ma senza recare particolari conseguenze. I venti risulteranno deboli dai quadranti meridionali, saranno invece moderati sui versanti padani. I mari risulteranno generalmente quasi calmi o al più poco mossi. Temperature in ulteriore lieve aumento. Lungo le coste valori minimi compresi tra 9 e 15 gradi, nell'interno tra meno 1 e 12 gradi. Massime invece comprese tra 17 e 21 gradi lungo le coste, tra 16 e 19 gradi nell'interno. Per maggiori dettagli vi rimando come di consueto al nostro sito centrometeoligure.com e vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Limet.